Nel remoto angolo di un forum internet noto come Something Awful, nel 2009, un utente di nome Eric Knudsen, alias Victor Surge, pubblica una serie di fotografie modificate. Queste immagini raffigurano una figura slanciata e inquietante, con braccia insolitamente lunghe, un volto privo di caratteristiche e vestito con un abito oscuro. Concepito originariamente come parte di un concorso per creare entità paranormali, Slenderman cattura immediatamente l'immaginazione collettiva, diffondendosi rapidamente oltre i confini del forum. Nonostante la sua chiara origine digitale, lo Slenderman trova un sorprendente riscontro in antichi miti e leggende. La sua figura, alta e spettrale, evoca immagini di spiriti maligni e creature notturne che popolano le narrazioni di molte culture. Questa risonanza con archetipi atavici del terrore permette a Slenderman di trascendere la sua origine contemporanea e di radicarsi profondamente nell'immaginario collettivo. Rapidamente, lo Slenderman trascende la sua nascita come semplice immagine photoshoppata, diffondendosi attraverso i vortici del cyberspazio. Diventa protagonista di innumerevoli storie, creepypasta, giochi video, cortometraggi e persino lungometraggi. Questa entità, nata in un angolo oscuro di internet, si trasforma in un fenomeno globale, testimoniando la potenza virale e l'inesauribile creatività dell'era digitale. Attraverso la sua diffusione capillare, Slenderman si afferma come un'icona dell'oscurità contemporanea. La sua figura è un palcoscenico vuoto su cui vengono proiettate le paure e le ansie moderne. Nella sua indistinta forma si riflettono le angosce dell'anonimato, dell'alienazione e dell'incomprensibile che caratterizzano la società contemporanea. La distinzione tra il regno della finzione e quello della realtà si incrina tragicamente quando, nel 2014, due ragazze nel Wisconsin compiono un atto di violenza inaudita contro una compagna, dichiarando di averlo fatto per compiacere lo Slenderman. Questo evento sconvolgente catalizza l'attenzione mediatica globale, spingendo al centro del dibattito pubblico questioni riguardanti l'impatto delle narrazioni digitali sulla realtà e sulla psiche umana. Gli eventi legati allo Slenderman sollevano questioni profonde riguardo alla natura dell'influenza che le storie digitali possono esercitare sull'individuo e sulla collettività. Si apre un dibattito su come miti e leggende urbane si evolvono nell'era digitale e sulle responsabilità collettive nel moderare e comprendere i contenuti che si diffondono nelle reti informatiche. La figura dello Slenderman diventa così un oscuro specchio, riflettendo le paure, le ossessioni e le potenzialità distruttive insite nelle narrazioni contemporanee. Anche dopo anni dalla sua concezione, lo Slenderman continua a essere una figura enigmatica e mutante. Non è semplicemente un personaggio di finzione, ma un fenomeno culturale complesso che continua a evolversi e adattarsi. Rimane un simbolo potente delle paure insite nell'animo umano, un promemoria delle oscure profondità che si celano sotto la superficie della normalità. La persistenza e la pervasività dello Slenderman ci invitano a riflettere sull'eterna potenza delle storie e su come queste plasmano e influenzano la realtà. Ci ricorda che i confini tra mito e realtà sono labili, e che le narrazioni, specialmente nell'era digitale, possiedono un potere trasformativo e talvolta pericoloso. In conclusione, lo Slenderman non è solo un fenomeno di internet o un personaggio di finzione. È un'entità che trascende la sua origine digitale per toccare corde profonde e oscure dell'esperienza umana. Continua a camminare silenzioso ai confini della nostra realtà, un promemoria delle profondità arcane che si celano sotto la superficie del quotidiano, un simbolo del potere evocativo e, a volte, pericoloso delle storie che condividiamo.